Ciao ragazzi, io sono Red e oggi siamo tornati qui con una nuova incredibile recensione. Di cosa si parla oggi? Beh, molto semplicemente della 1911 NE di Deadpool. Molto molto carina, tutta customizzata, scatramata, scartavetrata, scartamazzata. Sigla. Bene, prima di cominciare però voglio dare inizio a una piacevole tradizione. D'ora in poi, prima della recensione ogni video, io vi presenterò una patch che si chiamerà quindi la patch del giorno. Come potete vedere oggi tocca a questa fantastica Danger Close Delivery, molto molto carina. La trovate linkata qua sotto nel caso siate interessati a comprarla. E soprattutto d'ora in poi, se volete inviarci alcune patch con un messaggio e il vostro Instagram, potete comparire all'inizio dei nostri video. È un modo per rimanere in contatto con voi e appunto per far vedere il vostro supporto. Trovate l'indirizzo del negozio qua sotto e noi vi aspettiamo. Finito con questo piccolo nuovo elemento all'interno dei nostri video, possiamo partire con la recensione. Prima di partire, parlando di quanto sia figo il custom fatto su questa pistola, sia per i colori che per tutte le altre sue features, parto col dire che Armorer World Custom ha fatto veramente un gran lavoro su questa pistola e in generale sono estremamente affidabili, in quanto si occupano, come ben sapete, di produrre modelli di pistole che sono già presenti sul mercato, però ovviamente customizzate tutte. Sono inoltre famosi perché in generale le loro pistole escono già di fabbrica con degli interni e ovviamente delle caratteristiche estremamente ottime. Sono talmente ben fatte che normalmente sono già predisposte tra virgolette per l'utilizzo di HPA, quindi hanno degli interni abbastanza resistenti e soprattutto ben costruiti da poter reggere direttamente un sistema HPA, anche se teoricamente non predisposte per esso. Finito di fare un segotto ad Armored Work, che se lo meritava assolutamente, cominciamo a guardare questa pistola più da vicino. Il custom fatto su questa pistola è veramente molto bello, sia per il colore del grigio che per i colori del rosso e di tutti i piccoli elementi che sono stati posti sulla pistola. Come potete vedere, non si sono limitati a pittarla in maniera intelligente, ma l'hanno anche scartavetrata in modo tale da darle un look molto molto realistico, che sinceramente mi piace molto. Sembra veramente la pistola che potrebbe usare Deadpool. Anche il caricatore è stato verniciato e poi dopo scartavetrato per bene. Piccola parentesi, in confezione trovate dell'altra carta vetro, insomma, che potete utilizzare per scartavetrare appunto la pistola ulteriormente se così non vi basta. Ho apprezzato inoltre che tutte le leve di utilizzo della pistola e anche alcune parti qui siano state colorate di rosso, dando una bellissima composizione cromatica alla pistola. Molto bella anche l'incisione sulle guancette, che come potete vedere spezza a metà il loghino di Deadpool. Mi è piaciuto veramente tanto ed è veramente ben fatta. La pistola presenta tutte le caratteristiche di una 1911 normale, compreso il grilletto a singolazione, il cane funzionante e ovviamente la sicura dorsale, che come potete vedere impedisce al cane di muoversi a meno che voi non premiate anche il dorsale. Ovviamente c'è anche quella meccanica, che è essenziale per evitare che voi spariate in faccia a qualcuno. Il bellissimo pallino rosso che vi serve per sganciare il caricatore e ovviamente, ecco, ma andiamo avanti ancora molto a urlare, io ho idea, si scherza ovviamente. E il bellissimo caricatore tutto scatramato e custom, molto molto carina ragazzi. Nonostante la pistola sia compatibile con componenti interne anche di altre marche, ovviamente Armored Work offre una vasta gamma di accessori rinforzati interni, ovviamente, che voi potete andare a sostituire a questi e che sono sicuramente migliori di quelli di altre compagnie, in quanto sono stati pensati e progettati per funzionare con questa specifica pistola. Visto che non abbiamo molto altro da dirvi se non che appunto l'estetica di questa pistola è fenomenale, vi vogliamo far vedere come questa estetica può essere potenziata ancora di più per renderla effettivamente la pistola che userebbe Deadpool. Facendo che cosa, chiedete voi? Beh, vi rispondo in questa maniera. L'Armorer War offre un peculiare caricatore che si può andare ad aggiungere a questa pistola per renderla veramente molto tamarra. Di che caricatore starò parlando? Beh, ovviamente di un bellissimo drum mag. Come potete vedere, questo bellissimo tamburello che voi potete attaccare sotto la pistola vi permetterà di sparare come dei babbuini mentre siete in campo. Ovviamente sto facendo l'imbecille, però sostanzialmente questo vi permetterà di fare delle giocate intere con la pistola senza aver bisogno di 750 caricatori diversi, in quanto questo piccoletto tiene la bellezza di 350 pallini. Potrete sparare quanto volete. Non è un gioco ottico, è semplicemente cambiata la luce. Purtroppo ci siamo dovuti fermare per problemi tecnici, ovvero le batterie della videocamera. Adesso ripartiamo da dove eravamo rimasti. Come vi stavo dicendo, tiene un intero caricatore. Voi andrete a girare riempendo appunto il caricatore e vi conviene perché non dovrete fare il cambio caricatore in campo al resto,
questo che vi porta molto spesso a farli cadere, rompere le valvole e tirare 7 madonne e mezzo. Altro vantaggio sostanziale di questo oggettino è che voi butterete dentro il gas, come vi ho fatto vedere da questo pratico cazzillo qui, lo manderete dentro ovviamente un pochino meno compressato di come è nella bombola, e la decompressione che normalmente avviene qui in alto, ovvero dallo sfiatatoio della balena, quindi del caricatore, avviene invece qui in basso. Questo cosa comporta? Beh, che in inverno, al posto di avere dei problemi una volta che sparate due o tre caricatori perché questa parte qua si congela e quindi si raffredda e quindi la pistola non riesce a completare il suo ciclo, beh, questa cosa non avverrà, in quanto avvenendo qui il ciclo di funzionamento del caricatore non ha problemi e tutto funziona in maniera perfetta, impeccabile e soprattutto gustosa, croccante, piacevole. Dimmi, che cos'è quello a fare? Per riempirlo non dovrete infilare tutti i 350 i pallini da qui, ma c'è una pratica bocchettina, se me la mette a fuoco è meglio, c'è questa pratica bocchettina che voi andate a riempire, poi dopo girate l'orologio, ti odio tantissimo, e poi dopo il vostro caricatore si carica, è pronto e voi siete pronti a sparare un sacco di colpi in faccia a chi volete. Altra cosa molto figa è che il design del caricatore, o del drum in generale, è veramente molto bello. Come potete vedere ha questo design un pochino sagomato poligonale che personalmente mi piace veramente tanto. Una delle preoccupazioni che avevo quando si è parlato di mettere insieme questo accessorio con questa pistola era che il peso elevato di quest'ultimo appunto andasse a creare dei problemi sia con il pescaggio dei pallini sia col puntamento e l'utilizzo della replica. Come potete vedere già di nuovo cambiata la luce, vi posso dire con tranquillità che non è assolutamente un problema. Chiaro, sparare con una mano potrebbe essere difficile, soprattutto per quelli più esili tra voi, ma con due mani è estremamente semplice utilizzare sia l'arma che sparare. L'unica cosa che ovviamente dovete tenere a mente è che se volete usare sia un caricatore normale che questo, dovete avere appunto una tasca apposta dove metterlo, in quanto come potete vedere è abbastanza ingombrante. Bene, siamo arrivati quindi alle conclusioni finali con il nostro bellissimo banner della Monopoly TV. Cosa dirvi di questa bellissima accoppiata? Partiamo dalla pistola. Punto forte di questo modello di pistola è sicuramente l'estetica, che non solo è estremamente accattivante, ma soprattutto è bella, è una bella pistola. E voi siete diventata una bella nave, Elizabeth. Soprattutto se vi è piaciuto il film saprete apprezzare. Si scherza ovviamente. Se siete fan di Deadpool, questa è un pochino un must have, come spesso dico, ovvero ha quelle caratteristiche, quelle peculiarità che collezionisti e anche persone che vogliono fare una bella figura in campo possono apprezzare. Se poi uniamo a questo ovviamente bellissimo modello anche un drum mag, beh, potete capire che si sposa benissimo sia con il design della pistola che in generale anche alla funzionalità, in quanto oltre ad avere un bel modello di pistola avrete anche una potenza di fuoco che non teme. Ha una serie di vantaggi che vi ho già detto e quindi non sto a ripetere. Se siete interessati ad acquistare sia l'uno che l'altro, entrambi, trovate i link qui sotto in descrizione. Ricordatevi di fare un salto sia dal mio Instagram che dall'Instagram del negozio, trovate sempre tutti i link in descrizione. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video. Stay angry. Mi servono delle gag per il video, vieni un attimo. Si scherza ovviamente, nessuno qui fa uso di cocaina.